In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi, e del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Rimaniamo per alcuni istanti in preghiera silenziosa, ricordando le parole che il Signore ci ha appena detto. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Carissimi, la Trinità ci vuole deificare e perciò ci vuole donare grande fede. Dio ci vuole donare una fede convinta e convincente.
Nel Vangelo di oggi Gesù dice: credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. Vedete, la Trinità ci ha donato e ci dona tanti e tanti segni, miracoli, proprio per portarci a credere. Dio ci ha donato tanti segni, tra cui anche le apparizioni riconosciute dalla Chiesa, come le apparizioni a Fatima. Siamo proprio nel centenario delle apparizioni di Fatima. Vedete, ieri il Papa è andato a Fatima. Vedete che San Bonifacio dal cielo certamente vuole che in questo giorno solennissimo, proprio in questo centenario delle apparizioni di Fatima, noi parliamo di queste grandi apparizioni, cari fratelli, Vedete, alcuni intellettuali, come per esempio il famoso Bertrand Russell, dicevano che in fondo Dio, se esiste, ci ha dato poche prove della sua esistenza. In realtà è vero precisamente il contrario. La Trinità ci dona tanti e tanti segni della sua esistenza. Già nel Vangelo Gesù non ha fatto tanto un miracolo, ma tanti e tanti miracoli. E vi ricordate che alla fine del ministero di Cristo, gli stessi avversari di Cristo dovettero affermare di lui: quest'uomo fa molti segni, fa molti segni. Vedete, la Trinità ci dona tanti e tanti segni per portarci alla fede vera e santa. Qui mi voglio fermare in particolare ai segni che la Chiesa ha in maniera speciale riconosciuto come proprio segni di Dio, cari fratelli. Tanti miracoli, ricordatevelo sempre, Quella scienziata canadese che ha scritto due libri, io ce l'ho in inglese, due libri, dopo aver studiato circa 1400 miracoli approvati dalla Chiesa negli ultimi quattro secoli. Ho visto proprio stamattina un libro che raccoglie tutti i miracoli approvati dalla Chiesa soltanto per i beati dall'83 al 90. Dovrebbero essere una settantina già di miracoli, cari fratelli. Ma chissà quanti altri miracoli ce ne sono e che questa scienziata non ha studiato. Ogni Eucaristia contiene vari miracoli, cari fratelli. Pensiamo poi al miracolo della lacrimazione di quella statuina, di quell'immagine della Madonna a Siracusa, circa 50 anni fa, cari fratelli. Sono andato proprio 2 anni fa a vedere. E poi i miracoli di Lourdes, tanti miracoli, cari fratelli. Poi i miracoli eucaristici negli ultimi anni, andate a vedere. Io ci vorrei andare proprio in Polonia e in Messico. Il grande miracolo delle apparizioni della Madonna di Guadalupe con la straordinaria Tilma. Cari fratelli, le conoscete queste cose? Quanta gente si dice atea anche nelle nostre zone, di queste cose non sa proprio niente, cari fratelli. Ma vi rendete conto? Tante persone non sanno quello che dicono quando dicono Dio non c'è. Non hanno approfondito queste cose. Tante volte sono anche uomini di scienza, ma della scienza del mondo, non della vera scienza che viene da Dio, cari fratelli. E ultimamente, vedete, ieri c'è stata la canonizzazione dei due pastorelli di Fatima. Vedete, cari fratelli, c'è stato un grande miracolo per chi ha portato alla canonizzazione di questi due pastorelli, piccoli ragazzi. Lo conoscete questo miracolo? Vedete? Ecco, qualcuno di voi mi ha detto che lo conosce, sono contento. Ma, secondo quello che io so, la grandissima maggioranza in tanti casi queste cose non le sa. Grande miracolo che si è verificato in Brasile. In che anno? Vediamo un po' se qualcuno lo sa. Quando si è verificato questo miracolo? Lo sapete? Ecco, perché tante volte proprio in questi casi si dicono queste cose in televisione come notizie fugaci. Nell'anno 2013 c'è stato questo grande miracolo, un bambino di 7 anni è precipitato da circa 7 metri di altezza, ormai era in fin di vita. Hanno pregato questi appunto, hanno pregato il Signore per intercessione dei pastorelli, questo bambino miracolosamente dopo 3 giorni è guarito, cari fratelli, un fatto straordinario. Approfondiamole queste cose, cari fratelli, 2013, 4 anni fa si è verificato questo miracolo, vedete? E poi lo ricordo sempre, c'è un miracolo in atto che tutti possono andare a vedere,
sappiatelo bene. Vedete il Signore come ce li mette davanti agli occhi questi miracoli? Voglio vedere tanti atei, tanti increduli, se conoscono questo miracolo in atto. Dicevo ieri, forse il 99,999% non lo sa questo, e tante volte anche di noi cristiani non le sappiamo queste cose, e non le diciamo neanche tante volte queste cose. Miracolo in atto, andatelo a vedere, miracolo eucaristico di Siena, cari fratelli, ostie incorrotte da più di 2 secoli, cari fratelli, andatele a vedere queste cose. Io l'ho visto con i miei occhi, e poi vedete le prodigiose fioriture. Vedete, io sono andato proprio quest'inverno e vi invito ad andare su questi luoghi. Non è un qualche cosa di fanatico andare in questi luoghi. Vedete che Gesù, vedete, agli apostoli non ha detto all'inizio: farò una grande preghiera, poi voi diventerete subito apostoli, senza vedere niente. No, Gesù ha fatto vedere tanti e tanti e tanti miracoli agli apostoli, li ha fatti constatare, cari fratelli. Allora anche noi dobbiamo fare questo, in quanto Dio ci dà la possibilità di fare. Andiamole a vedere queste cose, queste prodigiose fioriture in inverno, un fatto scientificamente inspiegabile, qua vicino a Gualdo d'Adino e poi anche a Bra. Io sono stato impressionante veramente a Bra in maniera particolare, perché appunto proprio all'inizio dell'inverno fioriscono i pruni, un fatto straordinario, e ogni anno da diverse centinaia di anni, cari fratelli, questi non sono scherzi che il Signore fa, eh? Gesù non fa i miracoli per giocare, per farci fare una risata, ma ce li fa perché ci dobbiamo convincere che Lui c'è, cari fratelli, e attenzione bene, e dobbiamo andarle a vedere queste cose in quanto possiamo, cari fratelli, eh? Andiamole a vedere queste cose. Perché? Perché dobbiamo essere testimoni anche noi, dobbiamo dire e dobbiamo poter dire quanto possibile: io l'ho visto, ho visto con i miei occhi. Valla a vedere anche tu prima di dire che Dio non esiste. Signore, vedete, compie meraviglie. Vedete che queste fioriture sono collegate ad apparizioni della Madonna, alla vita di beati. Cari fratelli, dobbiamo essere testimoni, testimoni, vedete, questo è molto importante. E vedete che le apparizioni di Fatima sono questo segno di Dio attraverso il quale Dio ci vuole dare un grande messaggio. Ieri ho riletto un libro che ha scritto Suor Lucia di Fatima, una dei pastorelli, la quale presentava tutti gli appelli, cioè le chiamate che Dio ci fa attraverso le apparizioni di Fatima. La prima chiamata che ci viene dalle apparizioni di Fatima, sapete qual è? È quello che io vi dico sempre: alla fede, perché siamo in tempi di grande incredulità. Capitelo bene, cari fratelli, quello che io vi dico non è che lo prendo così, me lo invento, è proprio quello che, vedete, la Madonna ribadisce con grande chiarezza a Fatima, quello che ci dice, cari fratelli, lo Spirito Santo: siamo in tempi di grande incredulità. Questa cultura in tanti casi ci mette anche ci mette delle sfide, ma il Signore ci dà di rispondere. Il problema è che tante volte noi non ci prendiamo veramente, non prendiamo luce e forza da Dio per rispondere a queste cose. E invece, cari fratelli, appunto il Signore ci dà la forza per rispondere, cari fratelli, in maniera molto forte, cari fratelli, eh? Vedete, il primo appello di Fatima alla fede. Infatti, vedete, nell'anno 1916, cioè un anno prima delle apparizioni della Madonna, apparì l'angelo. Sapete che prima delle apparizioni della Madonna ci furono le apparizioni dell'angelo. Tra l'altro questo è molto bello, perché vedete, il Signore ci vuole far capire anche: esistono gli angeli, esiste un mondo soprannaturale, cari fratelli. E questo angelo, vedete, disse ai bambini: non temete, sono l'angelo della pace, pregate con me. E inginocchiatosi piegò la fronte fino a terra e recitò per 3 volte questa preghiera: mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Io vi domando perdono per quelli che non credono. Ecco il punto, vedete, innanzitutto la fede. La fede, cari fratelli, perché senza la fede non c'è la carità, sappiatelo bene questo, eh? Tante volte noi diciamo: ma quello è uno che va in chiesa ma è cattivo, quell'altro invece non ci crede ma si comporta bene. A parte il fatto che il giudizio è sempre di Dio, ma ricordatevi che la carità, la vita di Dio in noi, non c'è senza la fede, eh? Attenzione bene a questo, eh?
Dio, vedete, ci vuole donare fede, una fede forte, cari fratelli, una fede forte. E proprio in questa luce della fede voglio sottolineare alcuni altri appelli, alcune altre chiamate che la Madonna attraverso, che il Signore, la Trinità ci fa attraverso proprio queste apparizioni di Fatima. Innanzitutto impegnarsi a camminare sulla via del cielo. Vedete che il Vangelo di oggi dice: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, dice Gesù. Evidentemente parla del cielo. Noi siamo chiamati al cielo. Vedete, i bambini di Fatima, quando chiesero alla Madonna di dove fosse, ella rispose: sono del cielo. Pensate come rimasero meravigliati quei bambini. Nella preghiera insegnata dalla Madonna, che noi ripetiamo nel Santo Rosario ogni volta, vi ricordate? Porta in cielo tutte le anime. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime. Vedete, la Madonna viene dal cielo per portarci in cielo, cari fratelli. E poi, appunto, per giungere al cielo, ecco questo secondo appello di Fatima, la necessità di vivere secondo i comandamenti. È l'osservanza dei comandamenti che ci conduce alla vita eterna. Leggevo proprio quello che diceva Suor Lucia, altro che una via così confusa. I comandamenti vanno vissuti, cari fratelli. La via del cielo è questa, osservare i comandamenti. La Madonna Fatima ha chiesto che Dio non fosse offeso, e l'offesa di Dio si ha per il peccato e quindi per l'opposizione ai divini comandamenti. La Madonna ha fatto pregare e fare penitenza per i peccatori, ha parlato dell'inferno, che è appunto il castigo eterno per i peccatori che non si pentono. Il peccato grave, vedete cari fratelli, è il male più grande, ricordiamocelo bene. La Madonna è venuta dal cielo proprio per ribadirci questa grande verità, che, guardate, è una verità che deve essere ribadita da tutti i pastori. Questo è il vero pastore, cari fratelli. La Madonna è venuta dal cielo perché? Per insegnarci qualche cosa di diverso dal Vangelo? No, e questo dobbiamo dire noi, cari fratelli, eh? Dobbiamo ribadire queste sante verità, dobbiamo ribadire la necessità di camminare sulla via dei comandamenti. Vedete che Gesù, quando andremo da Lui, sapete che ci dirà: ma io ho mandato anche mia madre in mezzo a voi a parlarvi. E la Chiesa ha confermato che era mia madre. L'avete ascoltata? L'avete ascoltata, cari fratelli? Domandiamocelo. Ascoltiamo la Madonna in quello che ci dice nelle apparizioni di Fatima, in particolare, cari fratelli, super riconosciute dalla Chiesa. Vedete quanti papi vanno a Fatima? Gli ultimi papi sono tutti andati a Fatima, cari fratelli. E poi la Madonna ci chiama ai sacramenti, alla confessione per liberarci dal peccato e all'Eucarestia. E poi, cari fratelli, il messaggio di Fatima è un messaggio che ci porta a pregare, pregare molto. Vedete quello che dice la Madonna? Io sono molto legato allo spirito di Fatima, a quello che dice la Madonna, a quello che ha detto Gesù, Dio attraverso Fatima, perché la Madonna attraverso quelle apparizioni ci ha dato degli insegnamenti profondissimi, la necessità di pregare molto. E anche in altre apparizioni riconosciute la Madonna ha ribadito la necessità di pregare molto, cari fratelli. La fede ci porta a pregare molto, ci porta a impegnarci seriamente per Dio, non così come tante volte si fa: sì, io credo, ma è una cosa molto marginale nella mia vita. E allora c'è qualche cosa che non va, cari fratelli, perché la fede ti porta a mettere Dio al primo posto della tua vita, perché se Dio è Dio, tu lo devi mettere al primo posto, perché se il Signore ti ha parlato attraverso la sua parola e poi anche attraverso la Madonna, devi fare quello che ti dice Dio. Questa è la fede, cari fratelli, e questa è la fede, e questo la Madonna è venuta a dirci a Fatima. Avete visto che vita che hanno fatto quei bambini? Non è che erano bambini così, erano bambini che pregavano, ed erano bambini piccoli, sono morti piccolissimi, cari fratelli. La preghiera, quanto pregavano quei bambini, cari fratelli, quanto pregavano quei bambini. Sapete, una volta apparve l'angelo e disse: che fate? Quei bambini giocavano, no? E disse: che fate? Pregate. Per dire: voi dovete pregare. Vedete che tante volte noi giochiamo, anche noi grandi giochiamo, invece dovremmo pregare, cari fratelli, dobbiamo fare cose serie.
e in particolare a Fatima la Madonna, vedete, ci ha detto di pregare con il Santo Rosario. Perché? Perché è una preghiera semplice che tutti possono fare, cari fratelli. Il Santo Rosario, la Madonna ha detto, e proprio Suor Lucia lo ha ribadito, recitate il Rosario tutti i giorni nelle vostre famiglie, cari fratelli. Si recita il Rosario tutti i giorni nelle nostre case, si recita il Rosario tutti i giorni, ce lo chiede la Madonna, cari fratelli. Le nostre famiglie sono cristiane veramente? Vivete questi insegnamenti del Signore e della Madonna, cari fratelli? Svegliamoci, poi quando andremo davanti al Signore non potremo dire ma non lo sapevo, ma non mi andava. Il Signore ci dirà, ma se io ho mandato la mia madre a parlarvi, perché non hai ascoltato? Perché non hai fatto quello che io ti dicevo per la tua salvezza eterna, cari fratelli? E la Madonna ha aggiunto un'altra cosa, la necessità di fare penitenza. Ricordate quelle parole della Madonna? Mo, pregate, pregate molto e fate sacrifici, molte anime vanno all'inferno. Vedete, cari fratelli, la necessità della penitenza, la penitenza. E poi l'apostolato, la Madonna vuole che noi siamo apostoli, che Gesù operi in noi per portare gli altri a credere. Ecco quello che vi dicevo prima, dobbiamo avere una fede convinta e convincente, cari fratelli, convinta e convincente. E ha aggiunto qualche cosa di molto particolare la Madonna Fatima, che tante volte non si dice. Notate quanti discorsi si fanno su Fatima, vedete che se si dice quello che vi sto per dire io adesso. La Madonna Fatima ha detto, pregate, pregate molto, molti vanno all'inferno. Non ha detto, state tranquilli, la misericordia di Dio è grande, continuate a fare quello che volete, prendetevi sacramenti in peccato grave. Non ha detto questo la Madonna, ha detto di convertirsi, cari fratelli, attenzione bene a quelli che non dicono quello che dice la Madonna. Secondo voi chi conosce meglio l'inferno? Noi che stiamo sulla terra o la Madonna che viene dal cielo e che conosce molto bene tutte queste cose? Allora se la Madonna ci dice questo, ci dobbiamo svegliare e noi pastori dobbiamo dire quello che dice la Madonna senza aver paura che la gente si terrorizzi. Perché? Perché la Madonna ci ha detto queste cose per diffonderle, perché la gente si converta. L'inferno esiste, cari fratelli. Sapete che il primo segreto di Fatima è proprio sull'inferno. Tante volte non si parla dell'inferno. La Madonna, primo segreto che ha dato a bambini piccoli, piccolissimi, torna a 10 anni, è proprio sull'inferno. Ascoltate queste parole, cari fratelli, che nessuno può dire che io vi sto raccontando qualche cosa di diverso da quello che dice la Madonna e quello che dice il Vangelo. Attenzione bene, vedete la Madonna come dice, molti vanno all'inferno. E il Vangelo che dice? Vi ricordate che cosa dice il Vangelo, cari fratelli? Non dice la strada è larga per andare in paradiso, dice quello che dice la Madonna, stretta è la via che conduce la vita e pochi sono quelli che la trovano. Vedete come si collega molto bene la parola della Madonna al Vangelo? Attenzione a quelli che dicono il contrario. Perché si dannano molti, cari fratelli? Lo dicevano tanti santi, lo dicevano questi, la Madonna e tanti altri mistici hanno detto questa stessa cosa. Perché? Perché Dio vuole salvare tutti, ma siamo noi, cari fratelli, che non ci impegniamo. Ecco il problema. Cerchiamo tante volte i piaceri di questo mondo e non cerchiamo la volontà di Dio, cari fratelli. Vedete ieri dove è andato il Papa? Non è andato il Papa in un luogo in cui è apparso qualche pazzo, eccetera. È andato dove è apparsa la Madonna. E questo ci dice la Madonna, cari fratelli. Sono parole che danno fastidio queste, cari fratelli. Perché? Perché i profeti di Dio sono scomodi. Non sono mai comodi, cari fratelli, i profeti di Dio. Dicono sempre parole che danno fastidio, cari fratelli, e queste parole danno particolare fastidio in questi tempi di grande perversione, di grande incredulità, cari fratelli. Queste parole danno fastidio, quindi non è strano che tanti non le dicano queste cose, cari fratelli, ma sono cose conformi al Santo Vangelo.
e la Madonna ha detto pure qualche altra cosa che in questi tempi sembra che sia stata messa da parte, ma la Madonna non le mette da parte queste cose, il Signore non le mette da parte queste cose, ha detto che per i peccati viene il castigo, sappiatelo bene, Dio castiga i peccati, sappiatelo bene questo, anche se dà fastidio, questa è una verità, è una realtà che viene dalla Bibbia ed è stata ribadita con chiarezza dalla Madonna. Voglio sentire quelli che appunto negano queste cose quando si presenteranno davanti al Signore, che cosa gli dirà lui? Ma come? La mia madre è venuta sulla terra e te l'ha detto, io te l'avevo detto in tanti modi nel Vangelo e tu hai continuato a negare questa grande verità, cari fratelli. Andatevi a leggere quello che ha detto appunto la Madonna a Fatima, vedrete come parla del castigo, come parla della punizione. Sappiatele bene queste cose, cari fratelli. Quando noi ci andiamo a confessare, che diciamo? Mio Dio, mi pento e mi tolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. Sappiatele bene queste cose. Sapete che diceva Santa Annibale Maria di Francia? Fece una predicazione, si racconta, fece una predicazione nella zona di Messina, prima che venisse il terremoto terribile, qui morirono 30.000 persone, e lui disse, qui si compiono tante cose terribili, tanti peccati, sappiate, e lo disse, guardate, furono delle parole terribili, sappiate che i vostri peccati gridano a Dio, Signore, affrettati, punisci. E questo vale anche per i nostri peccati, sappiatelo bene, il Signore è giusto. La Madonna Fatima pure questo ha ribadito con grande chiarezza, perciò dobbiamo camminare nella via di Dio, cari fratelli, dobbiamo convertirci e diventare giusti con l'aiuto di Dio anche noi. E per questo vedete che la Madonna ci ha dato, il Signore attraverso la Madonna ci ha dato un grande strumento, la devozione al cuore immacolato di Maria. Vedete come dice la Madonna ai bambini, avete visto l'inferno dove vanno le anime dei poveri peccatori, per salvarle Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Cari fratelli, alla fine di questa messa ci consacreremo al cuore immacolato di Maria per accoglierla come madre nostra e nostra guida e per consacrarci pienamente con Maria e in Maria al Sacratissimo Cuore di Gesù e alla Trinità e per impegnarci con Maria ad essere Cristo, pieni della vita trinitaria, ad essere santi. E voglio raccomandare, adesso viene il periodo che fa caldo, vestitevi! Sapete che diceva Suor Giacinta? Guardate che queste cose non passano, state tranquilli, non è che possono i pastori della Chiesa dire sì e no. L'indecenza è sempre peccato grave, sappiatelo bene, noi scandalizziamo gli altri. Sapete che diceva Giacinta, e pare che gliel'abbia detto proprio la Madonna, verranno mode che offenderanno molto il Signore, ci siamo, sono i nostri tempi, cari fratelli, quante mode che offendono il Signore, ma la Madonna appunto attraverso questi grandi uomini, adesso è santa Giacinta, adesso è santa, ascoltatele queste cose. Padre Pio che diceva? Venite in chiesa, minigonna, venite come volete voi, tanto non fa niente, o le cacciava la gente alla chiesa, ma li vedete gli uomini di Dio, cari fratelli, come si comportano? Dobbiamo essere nella via della santità. La Madonna è venuta dal cielo, non è venuta in minigonna, non è venuta in costume da bagno, notatelo, è venuta super coperta, chissà perché, cari fratelli, chissà perché, che noi sacerdoti ci vestiamo fino ai piedi qui, perché? Che siamo pazzi? Perché siamo eccentrici? O perché bisogna venire, bisogna vestirsi e soprattutto in chiesa bisogna vestirsi, cari fratelli? Non sono cose che si cambiano queste, cari fratelli, sappiatelo bene, lo scandalo è sempre scandalo, la Madonna, vedete, ce lo dice con chiarezza e sono contento che sono attaccato per appunto su queste cose, perché che io vi voglio portare alla santità, quando andrò davanti al Signore non potrei, non mi potrà dire il Signore, ma te l'aveva detto anche Santa Giacinta, te l'aveva detto anche la Madonna attraverso Giacinta che dovevi fare così, cari fratelli, attenzione bene,
perché, vedete, la parola di Dio non segue le mode. Sapete, questo lo disse sempre Santa Giacinta, diceva: il Signore non segue le mode. Ci sono le mode che a volte appunto ci portano a vestirci in una maniera più indecente, a volte al nudismo. Il Signore queste cose non le approva, cari fratelli, sappiatele bene queste cose, eh? Attenzione, tante volte sembra che la legge di Dio possa essere cambiata. Non può essere cambiata la legge di Dio sostanzialmente, nei punti fondamentali, cari fratelli, sappiatelo bene. E vedete che la Madonna dice un'altra cosa molto importante, appunto la necessità di consacrarci al suo cuore immacolato, immacolato, cioè puro. Perché? Perché dobbiamo essere puri, cari fratelli, eh? Puri. Sapete che i peccati che portano più anime all'inferno, quali sono? Sono i peccati della carne, cari fratelli. Questi sono i peccati che portano, i peccati contro il sesto comandamento. Questi sono i peccati che portano più anime all'inferno. Andatele a studiare queste cose, cari fratelli. Vi renderete conto della necessità grande proprio della purezza. E concludo dicendovi qualche cosa che proprio Suor Lucia ci ha detto e che tante volte non si sente dire. Quando verrà il trionfo del cuore immacolato di Maria? Ecco, io quando andai a Fatima, alcuni anni fa, proprio andando a leggere dei testi proprio della postulazione che si occupava della beatificazione e canonizzazione dei pastorelli, lessi un testo illuminante di Suor Lucia che diceva, notate bene, gli avevano fatto questa domanda: Suor Lucia, ma quando ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria? Sapete che rispose Suor Lucia? Quando ci saranno persone in numero sufficiente a dare risposta alle richieste della Madonna. Recitate il rosario tutti i giorni e fate sacrifici per la conversione dei peccatori. Vedete, cari fratelli, cioè quando ci saranno veri cristiani in numero sufficiente che vivono i sacramenti, che pregano, in particolare il Santo Rosario, e fanno penitenza. Quindi quando ci saranno cristiani in numero sufficiente che fanno agire veramente Cristo nella loro vita, cari fratelli. La Madonna ci chiama ai sacramenti, ricordatevelo, ci chiama a vivere l'Eucarestia perché Cristo viva in noi. E vedete che il Vangelo di oggi ci ha detto qualche cosa di veramente importantissimo. Gesù ha detto: in verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Che vuol dire Gesù? Vuol dire che se noi crediamo, le meraviglie che noi vediamo nei santi si possono compiere anche nella nostra vita, cari fratelli. Dio vuole fare meraviglie, segni, miracoli anche attraverso di noi. Ricordatevi quello che diceva Gesù alla fine del Vangelo di Marco: chi crederà, allora questi saranno i segni di quelli che crederanno. Nel mio nome guariranno, scacceranno i demoni, faranno meraviglie, cari fratelli. Allora vedete, il Signore vuole fare meraviglie nella nostra vita. Ascoltatelo questo Signore che vi sta parlando attraverso proprio la sua parola, attraverso le parole della Madonna di Fatima. Dio vuole fare meraviglie anche in ciascuno di noi. E in questa messa, allora, cari fratelli, sottomettiamoci pienamente al Signore, preghiamo senza distrazioni, invochiamo lo Spirito Santo con grande intensità perché la Trinità viva pienamente in noi e possa realizzare in pienezza queste grandi meraviglie che vuole attuare nella nostra vita. E raccomandiamoci anche alla potente intercessione proprio di questo santo nostro San Bonifacio di Tarso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un
qualche precisazione su quello che abbiamo detto finora, in particolare riguardo alla devozione al cuore immacolato di Maria. Vedete, la Madonna a Fatima ha detto questo: avete visto l'inferno dove vanno le anime dei poveri peccatori? Per salvarle Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Ecco, vedete, questa consacrazione ci vuole aiutare a imitare Maria nell'accogliere in noi l'amore di Dio e nel vivere in questo amore, perché il nostro cuore sia pieno di Spirito Santo come il cuore immacolato di Maria. Questa consacrazione ci vuole aiutare a consacrarci in una maniera più perfetta al Sacratissimo Cuore di Gesù e quindi alla Santissima Trinità. Quindi ci vuole aiutare ad aprirci completamente alla Trinità perché la Trinità viva in noi pienamente come ha vissuto pienamente nel cuore immacolato di Maria. Quindi, cari fratelli, la Trinità stessa attraverso Maria ci chiama a consacrarci attraverso il cuore immacolato e quindi attraverso il Sacratissimo Cuore di Gesù alla Santissima Trinità, perché anche noi appunto siamo pieni di amore di Dio, perché ecco come Maria ci lasciamo riempire dall'amore di Dio, Dio ci vuole riempire del suo amore. Attenzione bene, io vi ho parlato delle apparizioni di Fatima, vi ho detto diverse cose, però vedete, cari fratelli, le apparizioni di Fatima, e quindi ecco Dio attraverso le apparizioni di Fatima ci vuole far credere che Dio è buono, Dio è misericordioso, ma è anche giusto ovviamente, eh? E quindi Dio, ecco, ci vuole far credere nell'amore di Dio. Dio ci ama infinitamente, cari fratelli. Dio ha mandato Maria Santissima in questo mondo perché Dio ci ama. La Madonna ci ama dell'amore di Dio, cari fratelli. Il Signore vuole fare meraviglie nella nostra vita. Dio ci ama infinitamente, cari fratelli. Allora, questa consacrazione al cuore immacolato di Maria significa proprio accogliere questo amore di Dio in noi, come lo ha accolto Maria, vivere in questo amore, cioè nella carità santa. Vivere nella carità per appunto amare Dio al di sopra di tutto, amare noi stessi, amare il nostro prossimo come noi stessi, cari fratelli. Vedete, questa consacrazione al cuore immacolato di Maria deve portare in noi appunto la trasformazione del nostro cuore, ecco, perché diventi simile al cuore di Maria. Perché diventi simile al Sacratissimo Cuore di Gesù, perché il nostro cuore sia pieno di Spirito Santo, cari fratelli. Vedete, il Signore vuole riempire il nostro cuore, cioè la nostra mente, la nostra vita, tutto il nostro essere. Attenzione bene, la nostra volontà la vuole riempire di carità, perché possiamo fare veramente in tutto e per tutto la volontà di Dio. Allora ringraziamo la Trinità proprio che vuole dilagare in noi, la Trinità che ci ha donato Maria, ecco, ci ha donato anche i messaggi di Maria perché la Trinità vuole dilagare in noi, cari fratelli. Avete sentito? Uno degli appelli della Madonna è proprio all'apostolato. Perché appunto? Perché la Trinità vuole dilagare in noi, la Trinità ci vuole rendere apostoli, la Trinità ci vuole rendere Cristo, la Trinità vuole agire in noi e attraverso di noi vuole toccare tanti cuori, vuole convertire tante persone, cari fratelli, eh? La Trinità vuole dilagare in noi nella santità, vuole santificare noi. Abbiamo sentito prima, no? Bisogna pregare, fare penitenza, eccetera, camminare verso il cielo. E poi abbiamo detto appunto fare apostolato. La Trinità vuole dilagare in noi, vuole operare meraviglie in noi. Che cosa meravigliosa, cari fratelli, eh? Più reale di tutto è Dio. Questa è la fede, cari fratelli. Torniamo alla questione della fede, che è la questione proprio diciamo. Il punto, ecco, è proprio principale, come abbiamo detto, il primo appello che viene proprio dalle apparizioni di Fatima è una chiamata alla fede. Questa fede ci dice che Dio è super, super realtà, super, super reale. E questo Dio ci vuole santificare, vuole entrare in noi. Questo Dio vuole dilagare la nostra vita, ci vuole riempire di santità. Che cosa meravigliosa, cari fratelli, che cosa meravigliosa, eh? Dobbiamo svegliarci, ringraziare il Signore, pregarlo perché veramente Dio dilaghi in noi e attraverso
attraverso di noi dilaghi in questo mondo, cari fratelli, e attraverso di noi Dio dilaghi in questo mondo per stritolare Satana, per stritolare Satana in noi e intorno a noi, e per portare, ecco, il vero bene, la santità in questo mondo. Per portare il vero bene in questo mondo, perché gli uomini, ecco, camminino in grande numero, camminino gli uomini veramente, tutti gli uomini possano camminare verso il cielo. Bene, ringraziamo il Signore per le meraviglie che vuole fare in noi, ringraziamo il Signore che ci ha dato Maria Santissima. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.